Il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione toscana, Alessandra Nardini, hanno siglato nella Sala dei Grandi ad Arezzo il protocollo d'intesa interistituzionale per favorire l'occupazione, calibrando l'offerta formativa in base alle esigenze del territorio. Credo che sia un lavoro importante, comunque dare sinergie ai territori per un domani creare le condizioni perché i ragazzi che studiano poi possono trovare nel mondo del lavoro quello che effettivamente è anche per quello che hanno studiato, sostanzialmente mettere insieme la domanda e l'offerta di lavoro. Un percorso che la Regione Toscana sta portando avanti in tutte le province. È un protocollo che tiene insieme il mondo della scuola, il mondo della formazione, il mondo dell'università e della ricerca e il mondo del lavoro. Quando parliamo di formazione ovviamente pensiamo alle giovani generazioni, ma dobbiamo anche ricordarci che oggi è molto forte, importante, necessario il tema della formazione continua lungo tutto il percorso lavorativo di lavoratrici e di lavoratori per riuscire a riqualificare le persone che magari si trovano ad affrontare una crisi aziendale che purtroppo è sempre più frequente anche nei nostri territori, visto la congiuntura socio-economica che stiamo vivendo, ma anche aggiornare le competenze per accompagnare e non subire quelle grandi trasformazioni, quelle transizioni che in questa fase storica stiamo vivendo. Penso a due su tutte, la transizione digitale e la transizione ecologica. L'accordo è stato sottoscritto anche dalle parti sociali, dai sindacati, dal mondo della scuola e da quello del lavoro. Abbiamo giovani in disagio perché non trovano occupazione, perché non hanno le competenze specifiche e competenze che non, del mercato del lavoro che non sono coperte a nessun elemento di formazione. Quindi sia i soggetti che sono deputati all'istruzione, in particolare poi quelli che devono affinare quel modello verso sistemi di formazione professionale coerenti con le esigenze del territorio, devono mettersi insieme e trovare un modo per contemperare le diverse prospettive.